Benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi torniamo su Tasty Planet. Ve l'ho promesso, lo finiamo. Siamo arrivati a questo punto perché ho visto il primo video. Molto semplicemente, se è una sorta di batterio che parte dall'essere minuscola, ma proprio minuscola a livello probabilmente di atomi come grandezza, pian piano diventi più grande, arrivi a diventare grande quanto i primi insetti, poi inizia a diventare grande quanto i topi, poi quanto i delfini, e adesso stiamo uscendo di nuovo dal mare per tornare nella terraferma, non consapevoli esattamente di cosa saremo. Siamo tornati a mangiare palline a golf e siamo tornati 5 centimetri. L'uscire dal mare ci ha fatto rimpicciolire tanto, però possiamo già mangiare i topi, Ma quindi sì, ma recuperiamo ormai la nostra velocemente. velocità di crescita è qualcosa che non può più essere descritta dall'umanità. È qualcosa che non ha più senso di esistere. Ma eravamo arrivati, se ricordo bene, oltre il metro Eh l'ultima sì, volta. perché mangiavamo i delfini, mi pare di 1,20 m, 1,40 m, non mi Insomma, ricordo. il gioco non ha un Sì. senso logico, diciamolo. Vabbè, Quindi ci ha fatto diventare enormi in mare e adesso dobbiamo diventare enormi nella terraferma. Non si è voluto perdere vabbè. Vabbè, ma l'occasione. noi non ci lamentiamo, è sempre È satisfying. Anche sempre perché tu satisfying. hai spiegato il gioco in modo esageratamente complesso, ma hanno detto la cosa più importante, ovvero che mangiamo tutto. È quello che vogliono vedere tutti poi. Scusami, che c'entra con quello che ha detto? Perché ti ho detto sei un batterio, fai Vabbè, no, devi quello. mangiare per diventare più grande. Che mangi Medaglia di tutto, non mangi bronzo. tutto. Shh, non guardare le medaglie, cara, non è importante. Pa. No, è giunto il No, momento. l'abbiamo detto. No, io l'ho detto, soprattutto durante tutto il primo episodio. Dicevo, arriveremo a mangiare i gatti e io non vorrò mangiare i gatti. E Steph mi diceva, no, ma sei sicura che ci sono? E gli dicevo, sì, perché guarda le immaginette che ci sono nei livelli, c'è proprio un gatto. E siamo arrivati a quel punto. Dai, i gatti Io no. non vorrei. I gatti Io non no. vorrei. Però pensa a Se questo. fa il miau non lo mangiamo più. Non sta facendo niente, Eh cioè. no, perché anche i topolini che fanno lo squittio, che già fa un po' impressione. Il gatto se mi fa gnia. No, Ho no. capito. Come gli animali di Minecraft, perché fanno i versi quando li killi? Cioè, almeno è un videogioco, non me lo rendere realistico, non mi far venire sensi di colpa. Vengo solo a te Invece, con quando. Minecraft, eh? No, dico in generale, quando mi metti il verso dell'animale mi vengono di più sensi di colpa. Capisco. Vabbè. Allora, io credo che per mangiare il gatto mancano 6 mesi, bene Eh andando. no, mica tanto. Cioè, non so quanto è grande un gatto, ma quanto è mediamente un 60 centimetri? Se contiamo anche la coda, Vabbè, ma credo. confrontalo noi in questo momento. Eh no, ma secondo me non manca tanto, eh. Io so solo che manca 1:40 alla fine del round e non mi sembra che siamo minimamente pronti a mangiarci. Anche perché non mi sembrano esageratamente grandi sti gatti, sai? Cioè, tu sei 25 e sei quasi quanto il gatto, Vabbè, insomma. 25 centimetri sei grande. Comunque noi siamo ovviamente una palla, loro sono più Lunghi. lunghi. Vedi che fa il miau? No, no, è Te un'impressione. l'ho detto! Non ha No, fatto io lo so perché miau. mettete i versi. Perché mettete i versi? Ce l'ho Va bene. Finché è fatta apposta! così è abbastanza No, meglio, vabbè, sì. Poi con almeno. sta No, grafica. ma poi non è un gioco macabro perché non vuole essere quello. Dovremmo fare la versione horror. Ma Non no, sarebbe ma poi a quel punto bellissimo. nessuno vuole No, più se senza gli farlo. animali. Ah, solo gli esseri umani? Mangi, sì, tanto gli esseri umani va bene a tutti Sì, io sono mangiarli. Cioè, d'accordo. gli animali invece ci pensiamo tutti 2 volte. Però con la versione horror, bellissimo. Bellissimo. Ok, sperando di arrivare presto alla fine dei gatti, ma temo che, esatto, un altro round di gatti lo No, pure il abbiamo. cane, no. Vabbè. No, per par condicio, però. Esatto. Il cane sarà No. ancora più grande del gatto, giustamente. Comunque era meglio quando mangiavamo i dadi, il puzzle, i pezzi Ma del anche il topo. delfino, sinceramente, No, anche il comunque. No, delfino. sono molto belli. A me, io amo i delfini. Però, no, comunque lo percepivi meno di un gatto e di un cane, Eh quello no, volevo perché dire. il gatto e il cane, secondo me, li empatizzi di più. Certo. Cioè, essendo l'animale che abbiamo tutti, capito? Mangia, mangia, mangia. Allora, più o meno ti ricordi quanto ero grande prima? Secondo me era poco dopo i 25 centimetri, no? Sì. Tipo, Perché forse. l'avevo, Eccolo. ecco, sì, l'avevo commentato e poco dopo. Dai, fanno anche i miagoli No, diversi! no, hai sentito Era molto male, hai meglio. sentito Cioè, io lo sento dalle male. cuffie sue, perché non ho È l'audio. un'impressione, Ma fidati. ovviamente noi Tu abbiamo fidati le di me. cuffie aperte, quindi l'audio un pochettino lo senti lo stesso, no? Erano anche i miagoli diversi. Ah, il cane ancora non Questo è il posso. mio povero Oliver, che ancora non Oh! esiste.
ancora non esiste, però è Oliver questo, il gatto miele che io avrò prima o poi nella vita. Ok, stiamo iniziando a diventare importanti. Spero che il prossimo round sia già senza animali. No, mi sa che ce ne tocca un altro. No, siamo ancora così. Just then. No! Solo gatti. Cioè... Perché non i cani almeno? Vabbè. Fanno tutti versi diversi. No, ragazzi, io non... Ma basta, cioè, è uno strazio. Sono no, 150. È davvero uno strazio, basta. Ci posso fare nulla io. Io poi non so come siete voi, ma io sono proprio la classica persona che nel film non piange per la morte del protagonista, tutti, dai, ma piange per la morte del cane, del gatto, dell'animale. Sono sempre stata così. E quindi nei giochi allo stesso livello mi fa un po' Oh, stress. Persone! Però abbiamo sempre cani e gatti. Possono esserci anche i bambini. No. Scusate. Però vedi, mi sono confuso. Mi darebbe meno fastidio. No. Però sono ci siamo confusi, ci siamo confusi. Perché l'animale mi sa di proprio quell'essere, capito? E beh, anche il bambino poi. No, certo, infatti era una battuta, dai, stiamo scherzando. Ma stai scherzando? Di quell'essere indifeso, invece un essere umano sa parlare. L'hai visto che la signora ha accelerato però? Sì, sì. Ha compreso, l'hai visto? Capiscono. Ok, è l'ultimo round. Finalmente. No, c'è il poliziotto che spara! Però è bello. Realistico. Cioè, cani e gatti a parte, è bello. No, no, però guarda, ci hanno tolto... Stupido. Ci hanno tolto i gatti. Finalmente. Quindi è cani, esseri umani e poliziotto. Perfetto. Aia. Vabbè, anche se pure il cane. Forza. È l'ultimo round qua, poi si va in città. E in città si fa il vero casino. Ok, terminata finalmente con grande difficoltà emotiva il livello del parco. Sì, è stato uno strazio, ve lo giuro. Oh, questo è quello che volevo vedere. Io sto giocando a sto gioco dall'inizio solo per questo momento. Cosa sono quelle cose rosse che mangiano? I palli dello stop. Ah, non lo capivo, ok. E quindi facciamo anche un sacco di incidenti perché non ci sono più i cartelli stradali. No, mi sa che mangeremo direttamente le auto. È che ovviamente e giustamente le auto sono gigantesche. Vedi, ora che si mangiano solo gli esseri umani siamo a posto. Sì, sì. Tutto ok, ora no, nessun senso di colpa. No, per niente, anzi, siamo anche troppi, ci starebbe. Solo gioia e felicità. Quanto dovremmo essere grandi per un'auto? Perché di fatto mo stiamo a 1,5 metri. Allora, ecco! Oh! Il momento tanto atteso. Finalmente. Stai all'incrocio proprio. Certo. Tanto le auto ti fanno crescere tantissimo. Certo. Raga, siamo grandi 4 metri. Non so se vi rendete conto, ma a breve ci mangiamo sti alberi che probabilmente sono delle querce o qualcosa del genere, da quanto sono grandi. 4,30. Dai. Oh. Let's go. Non rimane più niente. 6 metri di grandezza. Finito, 7 Finito. Metri. Medaglia d'oro, tra l'altro, mi pare. Ok, io adesso penso che pian piano noi entriamo in città. Eh sì. E quindi poi ci saranno i palazzi, le case. Sento... Oh no! Perché c'è un cavallo? Perché c'è un cavallo? Mi sembrava uno scooter. Poi ho realizzato che un cavallo. C'è l'auto della polizia. Sì, c'è l'auto della polizia che fa rumore. Non capisco questo livello, non ha senso. Neanch'io. Sembra diventato tipo The Walking Dead, non lo so. Mi state inseguendo. Bellissimo però. È diventato GTA. Esatto, dai, ci sta come cambio livello. Mi piace. E mi sa che mi inseguono. Aia, anche quelli a cavallo, giusto? Eh sì. Io mentre mangio gente come se non ci fosse domani. Che male. La cosa più no sense di sto giochetto è che ogni tanto torni più piccolo. Sì, non ho capito come hanno gestito la grandezza dei livelli. Perché tu ti aspetti comunque di tenere quella che hai ottenuto, di andare Brava. Avanti, e invece no. Ogni volta retrocedi un pochino, non lo so perché. Ma un po' tanto, cioè da 6 metri a 80 centimetri è tanta roba. Sì, ma poi è strano perché 80 centimetri allora non potresti mangiare il poliziotto, capisci? È anche questa roba che non comprendo bene. Aia, mi ha preso. Questo livello è difficilissimo perché ogni colpo mi rimpicciolisce leggermente. Certo. In più mi seguono quelli e in più ci stanno i cavalli. Questo è il livello più difficile. Beh,
Anche il cavallo si è mangiato il pezzo. Hai visto? Sì. L'ha schiacciato. Non ci credo. I carri armati, è arrivata l'artiglieria. Tutto mi aspettavo tranne il carro armato qua. Dai, non abbiamo la città, ma almeno con i carri armati ci sta. Occhio che... Ok, pensavo tirassero cannonate. Più o meno, eh. Vedi che spara? Immagino che faccia più danno di quello... Ha schiacciato. Temo una persona. No, i cespugli ti leva. No! Ti levano un sacco di cespugli, alberelli, non lo so, perché sono più piccoli degli altri. Smettetela, devo mangiare! No, cretino! Sì, ti levano tutto, porca miseria. Ok, dovremmo poter mangiare i cavalli appena ne rincontro. Ma non gli alberi, purtroppo. Uno è andato. Non ci state difendendo bene come umanità, cari armati, polizia, eccetera, eccetera. State combinando proprio nulla. Capisco, perché non saprei come sconfiggere un essere del genere nella vita reale. Però, insomma, impegniamoci di più qua. No! Ho parlato. È stato bellissimo sto pezzo. Finalmente, almeno ci rileviamo dall'anima. Ho capito, cari armati. La vendetta, finalmente. È giunto quel momento dell'anno? Finalmente stiamo oltre i 5 metri di grandezza. Le persone sono diventate delle formiche. Mi triggera quell'albero. Vero? Sì. Visto che anch'io. Mi dà un fastidio. Tra quanto ci sarà per me. Ecco, basta. Cioè, mi triggava, era l'ultimo. E in tutto questo torniamo ai 7 metri. Mm-hmm. Nulla di più. 10, 30 metri. Niente, ancora no. Facciamo tutti gli angoli. Un cavallino lo prendiamo sempre, che ci può far comodo per le proteine. E carri? Ecco, grazie. Altro? No? Guarda. Mannaggia, lo volevo schivare quel colpo. Vabbè. Dai. Olè. Medaglia d'oro. Qui passo dall'oro al bronzo, non si capisce. Oh! Ecco le casette residenziali di cui parlavo. Finally. Mi sa che 10 metri non bastano ancora, no? No. Non passi più. Vai, esatto, prenditi sempre gli alberi. Eccole! Io ho giocato un'ora di questo gioco per questo momento. Per il momento in cui prendi e spacchi tutto così. Finalmente! Qualunque cosa esiste sparisce di fronte a noi. E non c'è Bello. Niente di più satisfying. È stato molto, molto soddisfacente. Molto, molto, molto. Ora coi palazzi. Grazie. Però finalmente abbiamo fatto uno step in avanti in grandezza. Mm-hmm. 18 metri di grandezza massima. Dai 7 che abbiamo fatto di massimo prima. Sì, 7 erano stato il massimo. È un po' lento, contando che non hai più case, non hai niente. Fatto. Ok, non hai niente, capito? Dopo argento lo dai alla tua famiglia, bro. Allora, dobbiamo... È lunghissimo. E mi sa che saranno 3 video anche. No, perché... cara, so 4. Dici? Cara, abbiamo iniziato qua oggi. Non abbiamo manco finito questo. 1, 2, 3 mancano ancora. Perché sono diventati più lunghi. Molto più lunghi. Bello. Vabbè, cerchiamo di finirlo in 3 video, dai. Magari dureranno un pochettino di più. No, ma poi ci mandiamo il treno. Appunto, bello. Bellissimo. Però occhio che ti prende. Grazie al cavolo, che mi piglia. Siccome occupa tanto, devi fare tanta attenzione. Ah, finalmente il gioco ha smesso di fare ciò che criticavo. Cioè, siamo partiti, finalmente, che mangi direttamente le case. Esatto. Le auto. Sì. Sì. Quasi le case, dai. Sì, un cavolo quasi. Però apprezzo che si parta così. Guarda gli alberelli più piccoli. Quelli lì, vero? Questi. Ancora no. Perché no? Perché no. Ah, sì? Urca quanto è satisfying il treno. Porca miseria. E nuova grandezza. Stiamo a 24 metri ora. Wow. Il treno mangiato come uno spiedino è bellissimo. Sì. Anche perché nella fase finale, quando hai mangiato tutto, ti restano solo auto e treno. Perfetto. Grazie per i taxi. Treno che ci dà un bel boost. 30 metri fai. No, di più. Di più, di più. 32 forse.
Se mi sa di sì, non penso sia 33. Mi piace la musica jazz mentre si continua a sterminare. Sì, 32. 31-9, quindi. Trano. Yes. 32. Ok, è stato più veloce. Dobbiamo finire almeno la zona della sì, città. Sì, la finiamo, dai. Vai. Fatti tutti i bordi. Madonna, quando fai parti e poi mangia tutto, la crescita è mostruosa. Questo cavolo è pazzo. Sì, la fabbrica ci ha tolto il mood. Ta ta ta. E non posso più fare nulla. Altro treno. E non posso neanche andare in quella strada. Certo. Dai. Buongiorno, treno, eccoci. Dai, treno. Eccoci. Ok, qua. Era proprio la grandezza perfetta per rimanere sì. bloccato. Dimmi che basta. Ok, meno male. 41 metri. 41 metri. Allora, giusto per curiosità. Scusami. Queste sono delle nuvole, ma quello dietro allora che cos'è? Non abbiamo seguito la storia, quindi non lo so. Ah, devo mangiarle le nuvole? Ma non si capisce neanche quali devo mangiare. E poi come fai a mangiare le nuvole? Dirai. Non ha senso niente del gioco. Non ha senso niente, quindi perché ti devi fare la domanda proprio con le nuvole? Bella affermazione. Affermazione, no? Sì. Domanda anche la mia, anzi. Mangiati le nuvole. Mangiamo. Però perché siamo di nuovo a 70 centimetri? Cioè, perché? Perché quando cambi bioma torni un po' più piccola. Magari fai che il viaggio ti ha fatto dimagrire, capito? Ti ha un po' sgonfiato. Ti ha un po' sgonfiato perché hai fatto tante camminato calorie tanto. Camminando. E quindi giustamente hai un po' smaltito. Questo il livello meno satisfying. Il livello più brutto che sia mai stato contemplato. Sì, ma anche perché le nuvole sono tutte uguali, quindi non capisci neanche realmente quale stai mangiando e quale no. E non ti dà proprio la soddisfazione del... Ma poi cos'è lo sfondo? Siamo nel cielo perché c'è... Ma che... Ah, la terra dall'alto. Vabbè, sì. Vabbè. Io pensavo di vedere il cielo come prospettiva, invece se stiamo vedendo dall'alto al basso. Ci si poteva impegnare di più, Beh. Sembra una mimetica militare. Esatto, non sembra come quando la vedi dall'aereo, capito? Siamo sempre più vicini. 5 e mezzo. C'è un bel ritmo alla parte di Steffo. Sì, dai, è fatta, ce la facciamo. Ma temo sì. di bronzo, però. Vabbè. Non è importante. L'importante è finire. Ok, perfetto. Abbiamo fatto anche un po' di bonus level. Ci siamo portati un pochino più avanti. Ci fermiamo, raga. E sta diventando difficile. Però in qualche maniera lo stiamo portando a casa. Temo che questa parte sarà molto meno satisfying. Credo che l'apice fosse la città. Allora, per ora il cielo, sì. Spero che poi quando potrei mangiare pianeti e galassie torni a essere un po' più satisfying. È vero. Capito? È vero. Perché può essere figo. È vero. Pensati nel sistema sì. solare, se fanno dei livelli del genere ci può stare. Per ora ci fermiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!